Altre due persone che insomma sono vicine a FIAIP e che abbiamo visto spesso, comincio il dottor Marco Tarantola di BNL Paribas, vediamolo, eccolo qui, che arriva sul nostro palco. Eccoci qui. Buonasera a tutti. No, dato l'orario, volevo cominciare subito con un annuncio, così almeno riscaldo un po', non l'ho detto neanche al vostro presidente, lanciamo una rete di consulenza immobiliare e mediazione creditizia nel 2017. Scherzo. No, per svegliare un attimo un po' l'ambiente, mi rendo conto che dopo tante ore non è banale. Io passo solo tre messaggi. Il primo, noi facciamo la banca, voi siete consulenti immobiliari e mediatori creditizi, quindi noi lavoriamo con voi e non contro di voi. Questo è un tema abbastanza, come dire, può essere scontato, può intendersi come captatio benevolentiae. Nella realtà dei fatti, voi siete specialisti e noi facciamo gli specialisti del credito. Allora, non c'è ragione per cui in un mondo in cui i clienti chiedono sempre più servizio e sempre più attenzione ai contenuti, alla profondità dei rapporti, ognuno deve interfacciarsi o si deve sovrapporre facendo ognuno male il proprio lavoro. Io ho apprezzato molto l'intervento del senatore che parlava di terzietà come valore aggiunto. Io mi ero scritto un commento dicendo: questo era un mercato che passava dalla portabilità alla compravendita nel corso dei primi mesi di quest'anno, per la prima volta. Ancora l'anno scorso avevamo più portabilità tra banche in termini di erogazione di mutui che non compravendite. Continuiamo a vedere anche nel secondo semestre un mercato più di compravendite che di portabilità, che è un buon messaggio perché non è soltanto quello che è accaduto nel primo semestre, ma lo vediamo anche nel secondo semestre. Però è un mercato in cui la professionalità sta cominciando a fare la differenza. La professionalità attraverso cui si fa consulenza ai clienti che vogliono comprare la prima, la seconda o fare delle attività di investimenti immobiliari, la professionalità attraverso cui si deve generare valore aggiunto. La terzietà è sicuramente un elemento molto importante, però stiamo anche ragionando su quelli che sono gli ulteriori elementi a servizio aggiunto. Abbiamo visto poco fa un case study che parla del valore che si può dare dando anche ulteriori servizi a quello che poi è l'acquirente di una casa, l'architetto, l'interior design, coloro che fanno l'attività di sviluppo o poi della ristrutturazione e tutti coloro che sono No, devo collegati. premiare. Stiamo studiando all'interno del gruppo BNP Paribas delle iniziative e lo stiamo facendo già insieme. Quindi l'idea di fondo è tutto quello che la banca fa per i propri clienti lo mette anche a disposizione dei propri partner. Io completo con un solo ulteriore messaggio. Questo è un momento di mercato molto particolare. I tassi sono estremamente bassi. Abbiamo anche un momento in cui i clienti stanno rivalutando realmente se riprendere gli investimenti immobiliari. Essere attenti a come questa attività viene fatta significa avere una partnership che trasmette e si coordina e discute. Quello che abbiamo fatto con Auxilia in questi anni, dopo cioè che il 141 del 2010 ha imposto un cambiamento regolamentare importante, esattamente questo. Abbiamo interconnesso il modo in cui la banca fa banca con il modo attraverso cui la mediazione creditizia di Auxilia fa supporto agli agenti immobiliari. Questa attività sta cominciando a funzionare ogni anno meglio. Quest'anno abbiamo un'attività centrata di pratiche che ha quasi raggiunto il 90% complessivo di tutte le attività che vengono fatte da Auxilia verso noi. L'attività di dialogo funziona bene su tutte o sulle principali province italiane, quindi noi siamo abbastanza fiduciosi che lavorando insieme e cominciando anche a inserire meccanismi di valore aggiunto che o la banca sviluppa o sto vedendo sempre più importante il lavoro che Auxilia sta facendo nel mondo assicurativo, ma anche nel mondo dei servizi a valore aggiunto, se queste cose le facciamo andare insieme, diamo sicuramente valore ai clienti e quindi valore a noi stessi. Grazie. Aspetti, 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 dottor Tarantola, si aspetti un fermi, attimo ho che. bisogno di un mutuo, scusi, vorrei. No, Marco, siccome, sai, le storie, no, iniziano, finiscono, no? Tutte le storie, tutti i stili. Una persona a me cara una volta mi disse: beh, tu c'eri quando io avevo bisogno. Bene, FIAIP ti vuole dare questo premio a te, a tutti i tuoi collaboratori alla banca, perché
perché voi ci siete sempre stati, a differenza di qualcuno che non c'è stato. Grazie. 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 Marco, la garanzia. No, una delle cose che mi lasciava colpito da tutti gli interventi che ho visto è il fatto che c'è sempre stata, soprattutto oggi per il vostro compleanno, per il compleanno anche di Ossidia, 46 anni, il fatto che avete messo le persone al centro. Può sembrare retorica, però il fatto che ciascuno di voi abbia sentito la necessità di fare vedere dei video in cui alla fine c'eravate voi e festeggiavate insieme è una cosa che a noi personalmente, siamo un partner bancario, ci sentiamo molto più a casa qui che in tante altre circostanze. Grazie ancora. Grazie. Allora...